tornato un sonno troppo sano. Orbare me oie, ma propria cose sano. Ma passi a mia ne vivere, vivere lontano. Il padre Iurato, padre Falcone, padre Gianna, sempre, fatta sempre. La moto è che va viro, te viro, non moraglio. Una femmina che ciance, ma ciance e che rosica. Sua storia, che dice che è la benedizione di San Giuseppe, che dice che dove ci manca il sale, San Giuseppe lo prende e ce lo mette, se non ce ne manca, il sale rimane intatto. San Giuseppe, ah quant'è bello, lautari San Giuseppe, n'amore mai, lautari San Giuseppe, tutti i Francia, perché è un paese senza futuro, Mirabella, è un paese emigrato, è immigratorio, quindi sono rimaste qui i quattro anziani e i figli degli emigrati. Mai negli anni precedenti si era vista la piazza Vespri così vuota e desolata nel mese d'agosto. Dopo la messa, il deserto, il silenzio. Mirabella lo fanno solo tipo l'ultimo giorno, oppure ci sono per seguire sulla processione, altrimenti non c'è motivo di stare in questo paese. Siamo noi, gli emigrati, i rami staccati dall'albero e ormai secchi, o sono le radici dell'albero che stanno morendo? Forse un po' tutte e due le cose. C'è un tratto di questa lettera pittografica che la moglie dice al marito: ho votato però Democrazia Cristiana per consiglio del prete. È un capitolo di sociologia questi quattro segni. L'uno vale l'altro. Abbiamo zappato prima e continueremo a zappare sempre noi. Germania, cioè da chi fa l'idea? Era il 59, avevamo terreno a questo qui, due colleghi che appartengono prima. Perché capirono che qui a Mirabella per tante persone non c'era futuro. Così, clandestinamente si è partito. Per la lingua da allora era una cosa. Poi incominciando a lavorare si capiva a palla o picco, si capiva attrezzo del lavoro. Ma un rientro per vivere di nuovo nelle terre di origine diventerà sempre più lontano. Però il mondo reale è completamente diverso. Un ritorno di nuovo nelle terre di origine diventa sempre più difficoltoso. E quando ne ha aiutata la Germania?
Dopo 51 anni non posso ritirarmi a Mirabella io. Molti si fanno la domanda, continueranno a venire i nostri figli. Lontano, lontano. E la emigrazione, il fatto migratorio, nasce da questa società contadina. Lontano. Se persi la tua vita, Mirabella non mi dimentico mai. Tu ruaste, già pensaste ritornare. Io ricco nelle stanze. Dopo 50 anni di ininterrotto flusso migratorio, assistiamo ad un impressionante decremento demografico che ci ha catapultati indietro di oltre un secolo. Gente che è partita con la valigia legata col laccio, con grandi sacrifici per conquistarsi un pezzo di pane e non dire grazie a nessuno. Quando camminavamo dicevano zingari, ti chiamavano zingari. Quando questa gente mi viene a dire ci chiamano zingari, io dico no. Quali certezze ci tramandano gli storici locali su questo dipinto peraltro di ottima fattura e del quale non si conosce l'autore? Le che parano tostiti e la bucuzza che pari la rosa e per lo popolo magarise la roscia maciuzza. Viva Maria Santissima! Possibile che nessun documento abbia conservato tracce o cenni di quando e da chi fu dipinta? Riusciremo a trovare il filo di questa ingarbugliata matassa e scioglierne qualche nodo? Mi ricordo che noi con le frecce andavamo ad accendere gli altri Santa Lucia negli altri zone. Il pagliolo, il pagliolo. No, il pagliolo era una cosa. Un pagliolo. Tu ricordi un pagliolo però? Sì, magari io mi facevo per fare il mio pazzo forte, un cosa resistente che mi piaceva tanto. Bellissimo, bellissimo. Un bel ricordo, un bel ricordo. Bella tradizione. Il flusso scorreva, il fiume pesante sul cuore scendeva.
con la fiocca voce e gli occhi sgranati. Piangendo gridasti: la guerra cos'è? Dove c'è scritto i Macaraion d'Amosio, sigillo popolare degli Macaraion. I storici ci dicono che in questi luoghi o nelle sue immediate vicinanze, proprio in queste civiltà contadine, che si è per l'unica masseria che esiste nel territorio di Mirabella in Macaraion. Mirabella città del topo, ma siete folli. Leggenda della campana di Macara Sobrana. Mentre nel periodo romano sarà chiamata Imacara. La parola Imacara, questi termini che finiscono in cara, impara, incara, impara. Giacinto Paternò lo fece costruire tra gli anni 1630-1630. Addirittura prima dei secoli stessi, forse all'epoca sicana, Imacara esisteva. L'unico a parlarne è Cicerone. Erano la quantità, le salme di frumento che entravano in questo magazzino. Infatti è dal 1737 in poi che la nostra chiesa subirà progressivamente e in più fasi radicali cambiamenti architettonici fino ad assumere la forma. C'è solo questo ricordo storico. L'originale progetto urbano voluto da Giacinto Paternò distribuiva da due vie principali parecchie. Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. È arido come un goccio il mio palato. La mia lingua si è incollata alla gola. Su polvere di morte mi hai deposto. È una croce pesantissima, è un sacrificio che la porta tutto il viaggio al Calvario. E sono belli questi lamenti perché ci fanno rivivere dei momenti che noi, non, come dicevo prima, non riscontriamo nei Vangeli come racconti. È una pietà popolare particolare. Thank you.
crediamo e quindi per questa fede stiamo partendo appunto per questo viaggio. Una grazia ricevuta. Questa festa si caratterizza per il pellegrinaggio fatto a piedi da paesi vicini e da idonei ma anche distanti. Di San Filippo in Sicilia ce ne sono tanti, ma il vero San Filippo è uno e uno solo, ed è San Filippo Apostolo. Abbiamo notizie certe di questo culto già dal 1633. Mi sono fatta aiutare. E ce l'ho fatta. Sono normalmente cose che riguardano il corpo, la guarigione di malattie che si chiedono? Oppure... Io chiedo la guarigione dell'anima, non del corpo. Il vero percorso è cominciarlo la notte. Siediti qui, figliuolo. Facciamoci un po' di compagnia. Le lontane eche di immagini sfocate nella mia mente. Lo stesso volto scultoreo. Che ricordo sempre lo stesso e immutato nel tempo. Arrivare agli abissi più profondi. Ma la vita è più forte e apre nuovi cicli. Quanti ricordi riaffiorano e si susseguono nella mia mente, senza un ordine logico. Il bene e il male non sono altro che due facce di una stessa medaglia. Erano tante le bocche da sfamare. La mia infanzia è stata troppo breve. E ormai sono quasi vecchio per tornare a giocare. Nel mare dell'inconscio ci vorrei nuotare. Mi manca ancora terribilmente.